Buongiorno raga, allora la situazione è abbastanza particolare perché io ho un monitor, abbiamo un cameraman oggi incredibile che ci aiuta. Questo è il monitor che mi ha aiutato per quasi 3 anni a questo punto. E Jimmy non abbiamo avuto il microfono sul telefono, quindi l'audio sarà ancora meglio. Bisogna rimediare immediatamente. Venite con me che prendiamo il microfono. Attacco solo questo HDMI qua, ok? Venite con me. Sì, la camera è un po' in ristrutturazione adesso, quindi lo possiamo fare video lì e c'è il microfono che ora monti. Ok, l'audio dovrebbe essere migliorato. Andiamo. Quindi, questa funziona? Questa è la cosa più vicina a un PC da gaming che ho in casa. Vi faccio vedere qual è il problema. Posso accendere tutto qui. Questo è il problema. Diciamo che non è tanto giocabile in queste condizioni, però ora è touch. Vi spiego anche come è successo, nel senso che io avevo le cuffie e giocavo alla PlayStation contro un mio caro no, però amico, che beh, ha pensato bene di stare fermo 3-4 partite di fila col P90 in un angolino. Io, dopo aver ucciso uno, ho deciso di pusharlo per fare la doppia fighissima. E nel momento in cui mi aveva ucciso, perché stava fermo col P90 in un angolino, la mia reazione è stata: muori, muori, muori! E lo schermo si è rotto. Quindi ho dovuto comprare un monitor nuovo. E tra l'altro, dov'è il MacBook? Al volo, se poi non risponde, amen. Uè, Ceccio, senti, sto registrando l'unboxing del monitor nuovo, perché quello vecchio me l'hai fatto spaccare. Vuoi dire qualcosa in tua discolpa a tutti i miei follower incredibili? E possiamo partire, quindi unboxiamo il monitor nuovo e dopo se ci risponde la risposta arriverà al volo. Questa cosa è anche relativamente pesante, più che altro che non ha maniglie e quindi dovete tirare su così con la sola potenza delle tue braccine. Coltello, roba seria. E qua dice chiaramente non aprire qui, quindi lo apriremo qui. Sdraiamo, oddio mio, e aperto qui. Ale, ecco il nostro monitor nuovo. Ho preso un ultra wide. Ho detto: tempo di fare un upgrade. In tutto questo il nostro protagonista è Ettore! Sì, un quadro inglese è un momento fighissimo. Di guarda che mi cade anche questo, lo rompo subito. Olè, Ciao! Che schifo, ma è super lungo. è un ultra wide, te l'ho detto. Sì, ma devi inquadrare me, non il tavolo, testa di. C'è qualcos'altro qui? Non credo. Ah, spero almeno un paio di cavi, in realtà sì. Non voglio neanche guardare se si è rotto, perché Si è rotto come un botto. se si è rotto, scrivo ad Amazon dicendo che mi è arrivato rotto. E invece non si è rotto. Abbiamo il nostro monitor stand, appoggiamo tutto questo giù così abbiamo più spazio per lavorare. Se Ok. Quando dobbiamo fare cose in fretta sta che si può. scrivendo Ceccio. Non mi frega niente. Ah, no, cioè ciò mi frega in realtà, perché andiamo a sentire subito il suo audio. Venite con me. Sì, ma non ha scritto audio. Yep, non è colpa mia se non sono, se sono più forte. È simpatico questo ragazzo, non trovi? E questo è lo stand, bello giotto. In confezione c'è anche alimentazione, un HDMI. Non sarà troppo complicato, no? Dovrei fare tipo. Quanto hai speso? 200. Inquadra me non il monitor. Gianmarco, non ti pago, si fa cagare. Sto facendo bene il video. Si fa cagare, non ti pago. No, tu mi devi pagare, cioè. Ok, direi che siamo a posto. Non so se c'è qualcosa da attaccare per le viti o altro. Adesso sono due viti, però nel dubbio non le useremo. Attacchiamola alla corrente e vediamo come va. Il nostro PC da gaming, o almeno la cosa più vicina a un PC da gaming che ho in casa, appunto la PS4, che forse dovrei spegnere. Ok, stacchiamo tutto e via. Questo viene con noi. L'HDMI c'è già, quindi questo ci basta. Sarà tutto molto disordinato, però l'importante è capire se funziona. Quindi qua, alimentazione della PlayStation. Ci arriveremo? Ti prego, dimmi di sì. Dai! No, va bene, attacchiamo qua, non c'è problema. Poi, non inquadrare le mie palle! Inquadra la Ma ti faccia! ho guardato la faccia, ti sembra? Gianmarco, dai, Mi stanno supporta. chiamando. C'era una donna da una flanca. Supporta un attimo, devi finire l'unboxing. C'è la nonna. Jimmy, c'è da finire l'unboxing? No. Vuoi le 5 euro? Eh? Le 5 euro.
In totale 5 euro? Sì. Sì. Fino all'unboxing. Cioè, mamma, devo andare. Gianmarco, non rispondi mai a nessuno e vieni a rompermi le palle adesso, dai. Ma io rispondo sempre, adesso... Tu sei al lavoro adesso. Oh no, stai guadagnando in nero. Mica però. Tanto. È in nero, non ti faccio mica la fattura. Oh, raga, capite. Facciamo girare l'economia uguale. Ah, vieni qui, facciamo vedere anche l'IO che c'è sul retro. Ci sono due HDMI, una DisplayPort, un cavo jack e l'alimentatore. Quindi, andiamo subito di HDMI. DisplayPort sarebbe stato meglio, ma ehi, ci accontentiamo. Guardate, siamo proprio precisi, perfetti qui. E l'HDMI c'è, ci vuole anche l'alimentatore però. Abbiamo un altro alimentatore vicino? Nah. Nah. Incredibili movimenti. Ma che cazzo? Regà, ma c'è l'adattatore gigantesco, non è quello italiano. Porco Giuda. Ma porco... Cioè... Questo, però neanche questo va bene, bisogna prendere questo. Stiamo facendo un garbuglio di carta. E abbiamo la spina italiana. Riusciremo a attaccarlo qui dietro? Yes! Ok, e siamo operativi. Buono. 16 minuti. Forse dovrei metterci delle viti. Perché prima l'avevo solo ficcato così, ma a quanto pare c'è da avvitarlo. Ma lo faremo dopo, adesso c'è da vedere se va tutto bene. La Play sta andando, sì, eccoci! Ora, io spero che la PlayStation sia... Intanto, vediamo cosa può fare questo stand. Può curvarsi così e così. Ma credo sia più o meno l'unica cosa che può fare. Ok, ci siamo. Dimmi che non è solo un'immagine allungata. Oh mio Dio, non so se la Play supporta questa roba. No, raga, viene solo schiacciato. Perché la risoluzione è un po' scazzata. Io non so come si fa a controllare sto bagaglio. Ha un telecomandino? No, non credo. No, non c'è in dotazione. Ha un botto di manualistica. Vabbè, ah, io faccio tutto il setup. Sarà contro luce sta cosa, vero? Sono tutto nero, vero? No. Ah, vabbè. E sarà tutto scazzato. Ora faccio il setup e vediamo meglio come è un ultrawide. Ok, l'ho provato per un po' e ora siamo pronti a vedere un po' cosa ne penso. Prima cosa, lo proviamo con la Play innanzitutto, perché questo adesso sta andando col Mac. Passiamo all'input 1 e vediamo la Play. Tra l'altro, se sentite, ha degli speaker integrati che sono... Ok, cioè non suona assolutamente la cosa migliore che abbia mai sentito, però... possono far comodo, nel senso, metti che è una situazione dove non hai degli speaker con te e non riesci a sentire l'audio, momentaneamente possono funzionare. E come potete vedere già da qui, non so neanche se entrare in gioco, adesso tanto non ci serve, ci sono due modi di usarla con console, che non supportano 21 noni. O così, che è la versione strecciata del display, quindi hanno preso un 16 noni e l'hanno allungato. Oppure potete andare qua, aspect ratio, e dal suo... original, che vi fa giocare normalmente in un 16 noni, adesso usciamo da qui, e con delle barre di fianco, che non è male perché è uno schermo normalissimo e poi quando volete usarlo su qualcos'altro avete anche dello spazio in più per qualsiasi altra cosa. Però io l'ho usato oggi in modalità wide, quella che avevo prima, questa, e sinceramente non mi sono trovato male. Dopo un quarto d'ora circa, dove dovevo un attimo abituarmi, è stato molto figo e lo preferisco perché... non cambia tanto, però vi rende meglio lo schermo e hai una visuale maggiore. Mi piace di più. Non è che vedi di più, nel senso che comunque è solo allungato. Però i tuoi occhi sono su tutto proprio lo schermo e ci vedi meglio, puoi spaziare più con la vista. Mi piace. Per il resto è... boh, 21 noni su una console non è fantastico, però è ok. Parliamo del Mac, parliamo in generale dei computer, insomma, della roba un attimo più seria. Quindi HDMI 2. Questo ha anche una DisplayPort, però non ho nulla che la uso in casa, quindi non ci interessa. Passiamo al Mac, eccoci. Ah, come vedete qui sul Mac c'è da fare già un discorso un po' diverso. Prima di tutto è fondamentale avere, credo, almeno un mouse per poterlo usare. Anche una tastiera sarebbe comodo, io ora non ne ho una al volo qua con me. E i 21 noni, regà, io adoro il multitasking, però su schermi, anche solo come questo del Mac che è un 16 decimi, no, non lavora proprio bene, non mi ci trovo, non sembra comodo. Però su uno schermo così, con così tanto spazio, potete mettere due finestre. Avevo messo due finestre di Safari, una con Google, una con il mio canale YouTube, e tanta roba, funziona bene e è comodo. Si riesce davvero a fare del multitasking serio su una cosa del genere. Ora, lasciando stare proprio il monitor, questo modello di per sé, che non è fenomenale, ho pagato 250 euro circa,
ed è un 1080p per 2005 qualcosa. Si vedono un po' i pixel, sinceramente, però va bene, non è un problema esagerato. Per il prezzo, appunto, credo ne valga la pena. Quindi sì, ora lo integrerò bene nella postazione, magari faremo una long term review, non tanto del monitor di per sé, ve l'ho detto, ma più proprio del discorso dei 16 noni contro 21 noni, come passare, vantaggi, svantaggi, vedremo tutto più avanti. Ora io lo integrerò nella postazione e ci sono anche grandi cambiamenti in arrivo, per questo siamo qua in sala, perché in camera mia è tutto smontato, stiamo cambiando un bel po' di cose. E sto cambiando un bel po' di cose, in realtà nessuno mi aiuta. Queste sono le prime impressioni, sono buone sulla maggior parte delle cose, soprattutto appunto produttività al top è una figata. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato potete iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare. Noi ci vediamo tra 2 giorni con un nuovo video. Bella raga!